Buongiorno ragazzi, riprendiamo la nostra analisi sulle forme di mercato e abbiamo affrontato lo studio della concorrenza perfetta. Oggi vediamo quali sono le critiche che vengono rivolte proprio a questo mercato di concorrenza perfetta, proprio perché nella realtà non è rinvenibile la concorrenza perfetta, ma ci sono altre forme di concorrenza, la cosiddetta concorrenza imperfetta. L'economista italiano che occupò proprio di questo aspetto e che rivolse queste critiche fu Piero Sraffa. Negli anni 20 criticò la teoria classica e neoclassica basata sulla concorrenza perfetta e lo fece insieme ad altre figure importanti per l'economia. Una è John Robinson, l'inglese John Robinson, e l'altro è Edward Chamberlain. Tutti e tre questi economisti diedero appunto una svolta importante nell'analisi delle forme appunto di mercato. Postulati che abbiamo prima esposto. Innanzitutto l'analisi del mercato concorrenziale era astratta, perché appunto il mercato di concorrenza perfetta, come abbiamo detto, è un mercato ipotetico che non si trova nella realtà. Non è vero che il consumatore è sovrano, perché comunque è influenzato dalla pubblicità, dalla moda, quindi non è soltanto il bisogno che spinge a domandare dei beni, ma sicuramente anche la domanda viene influenzata dalla pubblicità, che in alcuni casi può anche creare diciamo degli stimoli, inducendoli nel consumatore. Non è neppure vero che le preferenze del singolo consumatore coincidano sempre con l'interesse collettivo. Anzi, alcune volte le preferenze del singolo consumatore possono andare anche contro l'interesse collettivo, creando quindi anche dei problemi. Altro aspetto negativo, i neoclassici non considerano assolutamente i costi sociali, ma tengono solo conto dei costi privati. E i costi sociali abbiamo detto che hanno invece un rilievo diciamo nelle scelte anche di mercato. I costi sociali, ad esempio, possono essere rappresentati dal fatto che per un'impresa si possono creare nell'attività di produzione diseconomie, ovvero un'impresa inquina, un'impresa può creare quindi danni all'ambiente, alla salute dei cittadini e quindi i costi sociali ci sono e come, e questi costi naturalmente nel caso dei neoclassici non vengono considerati. Ancora un'altra critica, il prezzo non è un dato immodificabile, non è unico, ma può anche variare. E infine, del resto abbiamo detto che lui opera negli anni 20, di lì a poco, appunto nel 1929, abbiamo la crisi del 29, cosiddetta in America, dove si ha il fallimento della legge di Say, che è sempre l'offerta, no, a creare la domanda, ma anzi sarà al contrario, saranno poi le teorie keynesiane che sosterranno che invece è la domanda appunto ad alimentare l'offerta. Quindi la crisi del 29 fu determinata proprio da una carenza della domanda. E quindi lui, da sostenitore anche delle idee keynesiane, nega la presenza della legge di Say in un mercato di concorrenza perfetta.